territorio, ovvero uno dei prodotti principali di questo territorio. Abbiamo la fortuna di avere sponsor come IDM Assicura, Fratelli Marmo, che realizza tutti i premi che consegniamo poi, no, a tutti gli ospiti che partecipano al festival, Caffè Fida, Centro Medico Bartoleschi, il frantoio artigiano Tuscus, Ergonet, Etikart, che ci fornisce tutti quei gadget che vedete, comprese queste magliette, chiaramente le magliette che poi indosseranno lo staff, Acqua di Civita, una delle belle realtà del territorio che ci sostiene già dallo scorso anno, che omaggerà anche quest'anno tanti ospiti che parteciperanno al festival, Nardini Arredamenti, Manzi Petroli, i nostri partner, l'associazione Jupiter, Carramusa, che costruisce le impalcature di tutto questo festival, Caffè Belvedere, Magna Civita, all'interno delle quali organizzeremo delle sezioni in collaborazione con questi sponsor, l'Hotel Divino Amore, l'associazione Agorà, il centro di studio Buonaventura del Bagnoregio, poi Glauco vi dirà il dettaglio di qual è la collaborazione con queste associazioni importanti del territorio, l'Agriturismo Buonasera, lo Scatto Matto, che è una delle realtà più importanti dal punto di vista delle foto e dei video, insomma, della provincia di Viterbo, Ottica Breccola e i nostri quattro preziosi media partner, che sono il Corriere di Viterbo, Telelazio Nord, Mondo e La Fune. Quindi facciamo un applauso a loro perché ci consentono... ci consentono di realizzare questo festival tutto completamente a ingresso gratuito, quindi anche questo, ci sono tanti discorsi e tanti nostri colleghi non la pensano come noi, nel senso che è giusto, dice, far pagare, no, l'evento culturale. Noi sono 15 anni che organizziamo eventi a ingresso gratuito, non so se poi nel futuro sarà sempre così, se magari è giusto, anche noi ci poniamo delle domande. Però credo che in questo momento noi, con la fortuna che abbiamo di avere tutti questi investitori, non dobbiamo far altro che donare quello che ci è stato dato e cercare di dare, no, i nostri eventi a ingresso totalmente gratuito. Quindi insomma è un sacrificio che facciamo, ma in cui crediamo molto e lo abbiamo sempre fatto. Mi sono dilungato un po', chiedo scusa, poi dirò due piccole cose dopo, ma adesso lascio la parola al sindaco di Bagnoregio, al quale... faccio innanzitutto i miei migliori auguri e in bocca al lupo, perché è stato eletto da poco, era il vice sindaco qualche mese fa e era il vice sindaco quando abbiamo lavorato nei due anni precedenti in questo festival. Però per noi è sempre stato Luca, uno perché ha 30 anni, e insomma noi ne abbiamo 38 e di solito insomma non ci sediamo accanto a persone che hanno meno degli anni, e addirittura è il sindaco che ha 30 anni, che è la cosa anche inquietante per noi, perché di solito appunto siamo abituati a dialogare con persone più adulte e loro ci chiamano ragazzi, quindi la soddisfazione di chiamare il ragazzo il sindaco per me è immensa, perché mi tolgo praticamente un sassolino. Io credo, raramente ho visto un amore per il proprio territorio come ha Luca per Bagnoregio. La passione, l'impegno, la competenza, l'affetto, non l'ho mai visto trascendere, non l'ho mai visto arrabbiato, l'ho sempre visto disponibile. Noi non potevamo veramente... non potevamo chiedere di meglio. Per questo, come facemmo lo scorso anno con Francesco, il primo premio di Civita Cinema 2019 lo diamo proprio a Luca Profili, in omaggio, chiaramente, un augurio. Ringraziamo i fratelli Marmo che hanno realizzato questi splendidi premi che sembrano stampati ma sono incisi. Quindi guardate che lavoro incredibile, con incisione ad acqua, e quindi davvero Luca, grazie per la fiducia, ma soprattutto per l'amicizia, la stima, e insomma ti auguro il meglio, te lo meriti. Grazie, grazie Claudio, grazie Daniel per questo premio, per l'amicizia appunto che è nata in questi anni, che abbiamo lavorato, come hai detto prima tu, è una seconda edizione, la prima è stata un lancio, ma quest'anno diciamo è la seconda edizione vera. Prima di iniziare voglio dire una cosa, visto che l'anno scorso c'erano arrivate una piccola critica, bottiglia di vetro, materiale compostabile sia adesso che dopo, vero? Quindi abbiamo lanciato nei mesi scorsi anche il progetto Civita Plastic Free, e ci teniamo, insomma, le nostre associazioni quando organizzano sagre lo fanno un materiale compostabile, lo stesso succederà per gli eventi che organizza il comune. Io parto con i ringraziamenti, voglio ringraziare l'associazione Jupiter che gestisce questo luogo bellissimo e supporta tutte le nostre iniziative, sia dell'amministrazione che delle altre realtà
associazioni di questo territorio. Ho visto anche qualche presidente di altre associazioni, ho visto Giulio Nori, presidente di Agorà, il centro di studio, direttore del nostro museo, e la cosa bella di Bagnoregio credo che poi alla fine sia questa, sia la possibilità di persone come voi che vengono magari da un altro paese e trovano un ambiente in cui tutte le associazioni, tutte le realtà collaborano tra loro e riescono a fare queste belle cose. Ringrazio tutta la mia amministrazione che qui oggi è presente, potremmo fare anche un consiglio probabilmente, perché ci stanno tutti gli assessori e tutti i consiglieri e anche i candidati che erano con noi, quindi ecco, non so in quanti comuni forse d'Italia capita che un evento di lancio ci sia tutta l'amministrazione. Ringrazio la stampa presente che è sempre molto attenta alle iniziative di Bagnoregio. Quello che voglio dire oggi, tra l'altro, è un anno esatto dall'inizio del Civita Cinema dello scorso anno, dove ci fu il 19 giugno una traversata bellissima del Funambolo, e approfitto anche per dire che il Funambolo tornerà a Bagnoregio, questa volta a Civita, e il 3 agosto sarà la prima volta che lo diciamo, ma sarà una notte delle luci, non sarà una notte bianca, sarà una notte delle luci. Nelle prossime settimane sveleremo un po' tutti i particolari, però diciamo che il nostro regalo a Civita e bagnoresi, e non solo ai bagnoresi ma a tutti i cittadini del nostro territorio, questa notte delle luci, perché Funambolo lo scorso anno è stato a Bagnoregio, ma ci teneva, visto che lui è abbastanza spericolato, volevamo fargli fare il tratto da Lubriano a Bagnoregio, ma lui ha detto che insomma c'è da lavorare un pochino e quindi insomma si accontenta di scendere dal campanile. Proprio ieri mi ha chiamato una radio, la radio di TV2000, sabato andrà in onda l'intervista, e mi chiedeva di Piovani. Questo perché? Perché noi abbiamo utilizzato il cinema come tutti gli altri eventi culturali. Francesco ricorda sempre di quanto Civitarte ha influito nella grande promozione di Civita. E mi ha chiesto di Piovani, questo simbolo, ho visto anche l'evento sui social, che c'è avuto un successo strepitoso, e quindi credo che la notte del 30 giugno sarà veramente una notte molto molto bella. Nelle settimane scorse qualcuno ci dice pure i film che hanno girato a Civita negli ultimi 20 mesi, forse sono stati due addirittura al cinema, perché ci fu Questione di Karma con Fabio De Luigi e subito dopo Puoi baciare lo sposo. Beh, Puoi baciare lo sposo da qualche settimana è uscito a Pechino, e potete immaginare voi quanta influenza quella ci avrà su tutto il turismo asiatico che viene. Leggevo in questi giorni dietro che un viaggiatore su tre è influenzato nella scelta del viaggio da una meta o l'altra rispetto ai film, alle fiction che ci girano, e ci sono dei dati che sono anche molto interessanti rispetto alla variazione dei flussi turistici nei 10 anni precedenti a un film girato in quel luogo, che sono del 4%, e i 5 anni successivi al film girato, che è il 12%, quindi una percentuale importante, e questo fa capire di quanto poi i film abbiano giocato un ruolo importante nella crescita turistica di Civita. Come diceva Wagner prima, il fatto di avere una sorta di film commission piccola che collabora con Lazio Film Commission, che comunque può gestire, perché organizzare un film a Civita ci ha sempre portato via tantissime energie. La bellezza di questo festival del Civita Cinema è che si è aperto alle scuole, e proprio ieri incontravo Salvatore Regoli, che è il presidente di Jupiter, e ho detto a lui che vorrei fare un progetto sulla legalità il prossimo anno, aprendola al cinema. Non l'avevamo fatto 5 anni fa con un bel gruppo di ragazzi, proiettando dei film chiaramente che avevano lo scopo di sensibilizzare i ragazzi al cinema, e quindi questa è una cosa che vi dico oggi, che nemmeno vi ho anticipato, però mi piacerebbe questa collaborazione con Jupiter e con voi per un progetto su un ampliamento, diciamo, del progetto delle scuole sulla legalità. Noi lo scorso anno abbiamo lanciato anche il bonus 18enni cultura, e all'interno abbiamo messo dei soldi per libri e per cinema, questo per far capire l'importanza che diamo a questa arte. Qualche settimana fa, appena dopo le elezioni, siamo andati con Francesco a Roma e ci siamo impegnati per acquistare di nuovo e riportare il palazzo dell'Enal, ex Enal, al comune, alla proprietà del comune, quel palazzo all'interno del cinema, quindi Bagnoregio.
Reggio spero che nei prossimi mesi possa diventare proprietario del cinema del nostro paese, quindi questo è molto importante per noi. Voglio ringraziarvi per questo dono che farete alla biblioteca, un altro bel progetto che nasce dalla nostra collaborazione con l'associazione Jupiter, che ha sede qua e che sicuramente diventerà punto di riferimento anche per tutti i ragazzi, e lo sta diventando, come dico io sempre, un passo alla volta stiamo cercando di migliorare questo. Io vi faccio gli auguri e vi invito a venire il 27 giugno fino al 30, ho respirato.